io non capisco dov'è il pubblico, da che parte è il pubblico. Allora io sono un po' senza voce, per cortesia. Allora tutti i pensionati titubanti, quelli che hanno paura di farsi vedere, perché un giorno vi diranno: tu eri là a sentire il grillo. Bene, allora venite un po' avanti, perché venite qua, venite a me, venite a me ora, no, c'ho un po' poca voce perché sto gridando, venite di qua, venite a me, si deve riempire un po' la piazza, venite, anche voi, perché ti sei chiuso dentro lassù, non lo diciamo a nessuno. Allora, sono arrivato con un treno a Vizzini, da Scoria a Vizzini, e ci abbiamo messo quei 3 giorni, va bene, una litorina a gasolio. Arrivando qua ho visto come la Sicilia è incredibile, perché è come arrivare in Trentino, boschi, natura, però poi non vedo strade che mulattiere, è facile criticare, io non voglio venire qua a criticare, è un paese straordinario quest'isola qua, c'è il tutto e il contrario di tutto, avete i forestali ma sono precari, avete il territorio ma non avete la mobilità del territorio, avete le arance ma prendete quelle di Tunisi, è tutta una contraddizione quest'isola, chi siete? Chi siete? Io voglio sapere chi siete, ma una volta eravate i siciliani, adesso chi siete? Io chi sono? Perché sono qua? Io non dovrei essere qua sopra a gridare delle cose, non ho più voce, mi sgolo, sono vecchio, sono grasso e mi avete dato da mangiare, perché avete anche questo cibo. Io cerco di rifiutarlo, ma voi non capite, me li buttate in bocca, c'ho degli arancini ancora da Messina. Insomma, qua c'è qualsiasi cosa per cui vale la pena vivere. Il clima, il sole, il vento, l'energia, il turismo, la cultura, la natura, il cibo, lo stesso cibo. Perché cosa bisogna vivere? Vengo qua, c'è una villa pazzesca che stranamente, devo parlarne bene, non male, che Sgarbi vi ha fatto avere dei soldi per restaurarla, perché se no la stavate perdendo, fate un po' così, ma però è una delle vostre, io non la conoscevo, allora se non si conosce una delle più belle opere romane del quarto secolo, noi non conosciamo. Non ci sono in rete queste cose. Un turista che arriva o ci arriva per caso, o come fa a sapere che ci sono questi posti? Io non lo so, sto girando la Sicilia, è incredibile. Arrivo a Messina, a nuoto sono arrivato. Perché sono di Genova? Sono di Genova e quindi avevano aumentato il prezzo dei traghetti. Mi sono buttato in mare per venire qua, per dimostrare cosa volevo dimostrare. Io ero un comico, ho perso anch'io l'identità, che cosa sono diventato? Io mi butto in mare attraverso a nuoto lo stretto di Messina per venire qui, perché l'ho fatto? Perché ho voluto dimostrare a quelli della mia età e a quelli più giovani che uno grasso di 90 kg che fa il comico, che non è un atleta, se c'ha la volontà di fare una cosa, la fa. E questo è il messaggio che vi ho portato. Perdo la voce perché passo da meno 10 metri sotto il livello del mare a 2000. Sono andato sull'Etna, dove Pitagora ha detto al mondo, ha dato un messaggio, e quel messaggio lì è stata la matrice della rivoluzione francese, non lo sapevate neanche. Pitagora,
in un buco di un cratere dove sono andato io a lanciare lo stesso messaggio. Pitagora diceva che se si libererà la Sicilia si libererà il mondo, e io vi dico che la rivoluzione deve nascere qui in Sicilia per cambiare le cose, e se cambiate qui cambiamo l'Italia. È lo stesso messaggio, perché nasce tutto qua. Io sono in crisi di identità, ma lo siete anche voi. Siete autonomi senza autonomia, siete indipendenti senza indipendenza, siete un'isola, non siete un'isola, siete ricchi, siete poveri, siete colti, siete ignoranti, chi siete? E allora qui bisogna ricomporre l'identità, signori. Ormai questo è un momento strano. Vedi, in un paese così mi avevano detto: guarda, che vai nella provincia di Enna. Nella provincia di Enna vedrai che staranno distanti, staranno sotto i portici, ti guarderanno con quella faccia, con le mani incrociate, come dire: ma che minchia vuole questo? E diranno: tanto è lo stesso, tanto siete tutti uguali. Quando andate su, fate tutti promesse, poi quando andate su siete come gli altri. E questo è il messaggio che da anni danno qui i vari Cuffaro, i vari Lombardo. Cuffaro è stato in galera ed è uscito che sembra un fighetto dell'Homo Voc, dimagrito a spese nostre, 300 euro al giorno. Quelli lì non bisogna metterli in galera, bisogna fargli riparare le strade qua in centro. Lavoro socialmente bene. Ma era Cuffaro che diceva che bisogna convincere la gente a non andare a votare, a non andare a votare, tanto i nostri voti ce l'avremo lo stesso. Sta succedendo qualcosa di diverso in Sicilia, signori. Se non c'è un politico vostro nelle piazze, vanno nei bar, vanno negli hotel, vanno nei ristoranti, non hanno gente, non ci va più la gente. Intanto il voto di scambio non funziona più, cari signori. Ormai il posto di lavoro ve lo trovano, poi non c'è lo stipendio, quindi non avete più niente da perdere adesso, e basta. Ho visto Michiché avete. Ma antropologicamente è una bestemmia. Ma chi Crocetta era uno giusto? Crocetta l'ho conosciuto, era uno che era in prima fila a Gela contro la mafia, rischiava la vita, un uomo meraviglioso. Ma come si sputtanano questa gente qua? Si mettono insieme a quegli altri e non puoi mettere insieme a quegli altri. Devi avere la forza di andare da solo. E allora? E abbiamo liste con gente condannata, riciclata, condannata. Io passo i paesi della mafia. Barcellona è il paese della mafia. Non ho visto un mafioso, ho visto tutti i giovani entusiasti che sono stufi di parlare di Sicilia e mafia e Sicilia, basta. Anche perché la mafia qui c'è meno, perché ce l'avete mandata su al nord, brutte merde che non siete altro. Perché ormai la mafia vanno i soldi, ormai nelle costruzioni si costruisce ma non si vende, le banche non danno più soldi, si vendono a Taormina, nei posti di turismo, ma mini appartamenti sotto gli 80 metri, sotto i 100.000 euro, i lavori non funzionano più, la mafia va dove ci sono i grandi lavori. Il ponte non l'avete fatto, fortunatamente non l'avete fatto, e allora vanno dove c'è la TAV, nella Val di Susa, vanno dove c'è l'Expo a Milano, vanno lì, perché lì i politici garantiscono ancora lavoro e miliardi di euro. Ecco perché Forminchione gli hanno arrestato mezza giunta. È chiaro che se ne va, ma se ne va da presidente della regione, ma non se ne va da commissario straordinario dell'Expo. Perché rimane lì? Perché ha già preso accordi, non può andarsene. E allora, se il suo assessore vendeva all'Andrangheta 50 euro a voto, l'Andrangheta non si svende per 50 euro. Era un acconto.
l'altro acconto glielo danno coi grandi lavori, smultamento terra, la prima nel mondo. E allora noi, la mafia, l'andrangheta, è ormai il passato, la combattiamo con la cultura, con l'intelligenza, col mettere dentro, invece che politici corrotti, mettere dentro cittadini come voi, per bene, onesti, con la fedina penale pulita. Ma io passo dietro delle cose, arrivo a Messina, a Nuoto, a Messina, una città straordinaria, che nessun turista caga, non la vedono, montano sui pullman e vanno a Taormina, e Messina è bellissima, dietro c'è il lago, un posto fantastico. Poi arriva Ragusa, in tutta la provincia di Ragusa non c'è mezzo chilometro di autostrada, non c'è nulla, le ferrovie le smantellano. Ma allora, poi vado in paesi dove c'è veramente la mafia, dove siamo stati, dove c'è Milardo, Modica, dove lì vedo ancora che se si nomina un cognome famoso, c'è quelli che cominciano... Dove